continuare la discussione più tardi. Passiamo alla seconda relatrice, che è Anna Latorre, Consiglio per la ricerca in agricoltura, analisi e economia agraria. Ci parlerà della gestione delle avversità in agricoltura biologica. Grazie per l'invito, saluto tutti e diciamo che mi è piaciuto iniziare la relazione con questo proverbio dei nativi d'America, che recita: noi ereditiamo la terra dei nostri avi, la prendiamo a prestito dei nostri figli, il nostro è il dovere di restituirgliela, in quanto diciamo comprende bene il concetto e l'importanza di valorizzare e proteggere la terra grazie all'adozione di pratiche agricole sostenibili in grado di ridurre l'impatto sull'ambiente e la salute dell'uomo e degli animali. Sarò molto rapida, già la dottoressa Puliti e il dottor Riva hanno parlato del concetto di sostenibilità. Sappiamo che la sostenibilità ha un significato globale che tiene conto della componente sociale, ambientale ed economica. Sostenibilità sociale, sappiamo che è la capacità di garantire condizioni di benessere umano distribuite equamente per genere e classe. Sostenibilità economica, la capacità di generare reddito e lavoro in modo duraturo. Sostenibilità ambientale, la capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle risorse naturali, preservare la biodiversità e garantire l'integrità degli ecosistemi. Dalla interconnessione di questi tre componenti si realizza la sostenibilità. Questo è importante in quanto il metodo di produzione biologica, che ha come principi fondanti, sappiamo, l'utilizzo di risorse naturali interne all'agroecosistema, il mantenimento e miglioramento del suolo, della sua fertilità e della sua resilienza nel tempo, il mantenimento e miglioramento delle acque, dell'aria e della biodiversità, il mantenimento e miglioramento della salute delle piante, degli animali e dell'equilibrio tra essi, che riduce al massimo l'utilizzo di input esterni e che praticamente non fa ricorso a prodotti fitosanitari di sintesi, rappresenta senz'altro un vero e proprio modello di sviluppo sostenibile perché risponde pienamente ai criteri della sostenibilità. Come si realizza la protezione fitosanitaria nel biologico? Diciamo che si utilizzano misure preventive, siamo tutti addetti ai lavori, quindi vado molto molto rapidamente. Si utilizza materiale di propagazione sano, si scelgono varietà resistenti o poco suscettibili a patogeni e parassiti, si usano la rotazione culturale, le consociazioni, metodi meccanici quali la rimozione del materiale infetto, metodi fisici quali la solarizzazione, per esempio, comunque la disinfestazione del suolo col calore, e diciamo la protezione dei nemici naturali che sono utilizzabili per la lotta biologica, come abbiamo visto ampiamente nelle relazioni che mi hanno preceduto. Quindi diciamo che tutte queste misure tendono a rendere le colture più difficilmente attaccabili da patogeni, parassiti e infestanti e soprattutto su questi metodi, su queste misure, si realizza la protezione fitosanitaria. Si può fare ricorso ai prodotti fitosanitari nel biologico solo come estrema ratio, cioè quando tutte le misure preventive che sono state utilizzate non sono state sufficienti a contenere il danno. A questo punto si può fare ricorso ai prodotti fitosanitari, ora vediamo quali, e questo diciamo discende dal fatto che ogni intervento può alterare l'equilibrio dell'agroecosistema, che sappiamo che praticamente dopo un periodo di conversione che porta l'azienda a diventare biologica si realizza. Quindi è necessario, se possibile, non usare prodotti fitosanitari. Qualora ciò non è possibile, si possono utilizzare solo i prodotti fitosanitari presenti in un allegato tecnico, l'allegato 2 del regolamento 889, che insieme al regolamento 834 norma la produzione biologica a livello comunitario. Questi prodotti presenti e elencati nell'allegato 2 devono essere però precedentemente autorizzati nello Stato membro ai sensi del regolamento 1107, che è il regolamento ammissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Cioè in sostanza c'è la necessità di una doppia condizione per poter utilizzare prodotti fitosanitari: devono essere autorizzati in agricoltura generale presso lo Stato membro e nel contempo essere presenti nell'allegato tecnico del regolamento 889. Sono afferenti a queste categorie i prodotti che si possono usare, quindi sostanze di origine vegetale e animale, pensiamo alla zaviratina estratta dall'albero del NIM, oppure alla cera d'api, alle pietrine naturali. Nella seconda categoria, tra i microrganismi, pensiamo al bacillus thuringiensis, oppure a funghi entomopatogeni come la Beoeria bassiana,
il virus della granulosi della capocapsula, altro prodotto afferente a questa categoria. Tra le sostanze prodotte dai microrganismi c'è soltanto lo spinosad, che è una miscela di due tossine che derivano da una tiromicetina naturalmente presente nel suolo. Nella quarta categoria pensiamo ai feromoni come attrattivi sessuali. Nella quinta categoria c'è solo un prodotto, che è un moluschicida, l'ortofosfato di ferro. Nella sesta categoria abbiamo le sostanze tradizionalmente in uso biologico, quindi rame, zolfo, polifluoro di calcio praticamente. Nell'ultima categoria pensiamo a sostanze quali la laminarina, il bicarbonato di potassio. Quindi diciamo il numero di sostanze è ridotto, abbiamo in totale 62 principi attivi, pochi, oltre 500 formulati, ma comunque questi prodotti hanno alcuni vantaggi rispetto a quelli ottenuti per sintesi chimica. E questi vantaggi sono essenzialmente riconducibili al fatto che hanno un ridotto rischio di generare, di sviluppare resistenza, non determinano per la maggior parte problemi residuali, tant'è che non viene mai fissato, quasi mai fissato, il limite massimo di residui per essi, hanno un tempo di carenza nullo breve, bassissima o nulla tossicità per l'uomo e in generale per la quasi totalità dei prodotti un'assenza di rischi ambientali. Quindi insomma in sostanza quello che volevo far emergere è che l'agricoltura biologica, che limita notevolmente l'impiego dei prodotti fitosanitari, utilizza soltanto quelli di derivazione naturale e li utilizza a livelli economicamente e ecologicamente sostenibili, consente di ridurre l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente e la salute umana, quindi è perfettamente coerente con la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi che sappiamo, abbiamo visto ovviamente nel corso della giornata, che dispone il ricorso ai prodotti fitosanitari solo in subordine all'adozione di pratiche agroecologiche e che riduce enormemente il numero di prodotti fitosanitari ottenuti per sintesi chimica. Quindi promuovere l'agricoltura biologica vuol dire raccogliere la sfida che l'Unione Europea ha lanciato con la direttiva sull'uso sostenibile dei pesticidi. Sappiamo anche, l'abbiamo visto ampiamente sempre nel corso della giornata, che la direttiva impone l'adozione di questi piani di azione nazionale per definire gli obiettivi quantitativi di riduzione dell'impiego dei fitosanitari, le misure e i tempi per l'applicazione della direttiva stessa. E sicuramente io credo che il PAN dovrebbe riconoscere, e non soltanto io chiaramente, all'agricoltura biologica il ruolo centrale che le compete e quindi rappresentare per questo comparto un'opportunità per il suo consolidamento e la sua valorizzazione. Ho riportato qui, sarò rapidissima, alcuni dati sul biologico, semplicemente per mettere in luce come questo comparto sia in crescita e sia molto dinamico. Abbiamo a livello europeo le vendite hanno raggiunto circa 22 miliardi di euro. Il mercato italiano è circa 2 miliardi per quanto riguarda i consumi interni, superiamo i 3 miliardi se consideriamo l'export e tra l'altro abbiamo un trend positivo che è in controtendenza rispetto alla pressione generale dei consumi che sappiamo è connessa alla crisi economica finanziaria che stiamo attraversando. Siamo al sesto posto nel mondo per ciò bio, al secondo posto in Europa dopo la Spagna con 1.317.000 ettari. La SAU bio incide sulla SAU totale per il 10%, siamo leader in Europa per numero di operatori biologici che sono 52.383, di cui molte donne e giovani imprenditori. Questo ci serve per capire che l'agricoltura biologica, oltre a essere, rispondere pienamente al concetto di sostenibilità economica, perché può rappresentare un rilancio economico, risponde pienamente anche al concetto della sostenibilità sociale, perché magari può inserire nel mondo del lavoro quelle fasce che sono maggiormente colpite dalla disoccupazione, pensiamo ai giovani o alle donne. Che disposizioni sono stabilite nel PAN per l'agricoltura biologica? Ci sono delle azioni a carico del Ministero dell'Agricoltura, delle azioni a carico delle regioni e altre a carico delle aziende. Tra i compiti del Ministero dell'Agricoltura c'è la definizione di un manuale di orientamento per diffondere e applicare correttamente il metodo di produzione biologica e le linee guida nazionali di protezione in agricoltura biologica. Deve anche il Ministero provvedere alla gestione e all'aggiornamento di una banca dati sui prodotti fitosanitari utilizzati in agricoltura biologica che noi come patologia vegetale afferente a CRA abbiamo realizzato nel 2000 e portato avanti per 15 anni, fino a dicembre del 2014 abbiamo avuto il finanziamento per aggiornare costantemente questa banca dati di cui gli operatori biologici ci finanziano. Perché chiaramente, allora molto rapidamente volevo dire che ci sono dei compiti a carico delle regioni che sono quelli sempre di rendere disponibile il manuale sulle tecniche di coltivazione nel biologico.
e al fine di ottemperare quanto disposto dal PAN è prevista l'attivazione di strumenti di sostegno nell'ambito della PAC, ma l'Ufficio Agricoltura Biologica del Ministero si è fatto carico della realizzazione di un manuale affidando il compito al MOGI Agroecologia Vegetale, ma anche al CRA Relazioni Piante e Suolo e all'Unità di Orticoltura di Mozzapollo di Tronto. Quindi intendiamo realizzare nell'arco di un anno la predisposizione e poi la diffusione di questo manuale delle linee guida per promuovere la diffusione dei principi delle strategie di protezione fitosanitaria, supportare gli operatori nella gestione delle avversità che, come diceva anche il dottor Riva precedentemente, molto spesso fanno da deterrente alla convenzione al metodo di produzione biologico. Quindi praticamente noi articoleremo il manuale in una parte generale che enuncerà i principi fondanti del metodo di produzione biologico con informazioni di vario carattere anche tecnico-normativo e predisporremo delle schede culturali sulle colture più rappresentative del biologico, dalle cereali, olivo, vite, agrumi, produttive, e cercheremo ovviamente anche questa giornata può essere l'occasione per rispondere appunto a questa realizzazione di questo manuale che nell'arco dell'anno vedrà la luce e sarà divulgabile oltre che sul formato cartaceo anche sul formato elettronico. Volevo spendere una parola, ma credo che non ci sia il tempo, sulla ricerca, sulla necessità appunto della ricerca che può servire moltissimo agli operatori del comparto perché può individuare nuove strategie di protezione e nuovi principi attivi, soprattutto indispensabili per gli agricoltori nelle condizioni di particolari criticità e difficoltà che a volte, ripeto, affliggono il comparto. Speriamo che questo manuale, oltre a supportare gli operatori, possa anche favorire la vocazione delle aziende al metodo di produzione biologico. In questo modo speriamo anche di arrivare al raddoppio della SAU bio nel 2020, che dagli attuali 10% potrebbe passare, e auspichiamo che sia così, al 20%. Grazie.